sempre negato che si trattasse di narcodollari. Il procuratore aveva chiesto pene severe, comunando i quattro imputati sotto l'accusa di traffico di morfina. Non riesco a dimenticare. L'Interpol etichettò individuo pericoloso. Ha suonato la porta. Io ero in cucina, quindi sono andata a aprire senza guardare il spioncino. E poi è entrato questo uomo con un impermeabile beige lungo e poi ha tirato fuori il Kalashnikov. Entriamo nella casa di questa famiglia e troviamo marito e moglie praticamente a terra, in arresto cardiaco, e il figlio gravemente ferito nella sala dietro il salotto. Quando mi hanno chiamato a casa, stupore. Sta succedendo qualcosa, a Origlio c'è stata una sparatoria. Nel frattempo che lui è al telefono mi sta dicendo questo, sento qualcun altro, un altro telefono, sempre nella centrale di Lugano. Guarda che adesso hanno sparato anche a Massagno. Sei 2-3, mi ascolto parlare. Signore e signori, buonasera. Un'unica grande, inspiegabile follia. Una tragedia della follia che ieri sera ha distrutto quattro famiglie, che ha gettato nel lutto e nella costernazione un intero paese. Gli interrogativi a questo punto sono angoscianti. Il pazzo è in circolazione, scatta l'allarme in tutta la regione, l'auto sulla quale viaggia è ricercata attivamente. E poco dopo le 21, una pattuglia della polizia stradale a Camorino vede presentarsi un uomo stravolto. In un certo momento un agente mi dice: è arrivato quello che dovrebbe essere l'autore dei fatti. Le ha detto il nome e il cognome? Ha detto: è arrivato Criscione, è qui di sotto. Com'è lì di sotto? C'è una cosa che tu stai pensando dove andare a cercarlo per fermarlo e te lo trovi lì di sotto. Lo scendiamo immediatamente. Decio. Ce lo troviamo lì di fronte, all'esterno. È sceso dal suo veicolo ed è lì in piedi. E tu sei lì e dici: ma è lui, non abbiamo la foto. È il vero autore. È il giorno in cui succede quello che non era mai capitato nella Svizzera italiana. È il 4 marzo 1992, le 8 di sera. L'ora del telegiornale. E di colpo, gli spari rompono la tranquillità di una giornata come tante altre. Cose che avevamo visto solo in televisione e lontano da qui diventano cronaca locale. Avvengono sulle nostre strade ed entrano nelle nostre case. E poi cominci e lui chiuso in un mutismo in quel momento. A fatica ammetteva il suo nome e cognome. Chiuso nel mutismo? Chiuso, proprio come una persona abbacchiata, lì, così. A vederlo così una persona qualunque. Sarà vero.
è lui quello che ha fatto quello di cui siamo a conoscenza fino a questo momento. C'è un certo momento di incredulità, perché evidentemente ti aspetti lo spavaldo, il pazzo, quello su di giri, con l'adrenalina a mille, perché quello che ha fatto evidentemente non rientra in una normalità comportamentale. Poi ci sono i dettagli. Fino all'auto che ha usato quella sera. Era l'unica auto posteggiata lì davanti in quel momento. Ci siamo girati in giro, abbiamo aperto le porte, le portiere per vedere se c'era qualcosa e abbiamo visto le armi. Mi ricordo del Kalashnikov, questo me lo ricordo bene, le altre armi non me le ricordo più esattamente. Dopo l'arresto, il trasporto alla centrale di Lugano per il primo interrogatorio. Sembrava un uomo pacato, silenzioso, che non ti sfidava con lo sguardo, era presente questa figura, capello molto nero, una barba forse un po' incolta. Non... E ha risposto piuttosto pacatamente, mi giustificava ogni intervento. Non era quello sanguigno, incazzato nero, ecco quelli, quella, quello, no, molto tragicamente scientifico. E l'ha preparata. Ha preparato le armi, si allenava nei boschi del Luganese, cioè non pianificata, è un assassino fatto e finito. Eppure, nella sua testa, Criscione aveva un motivo per uccidere, un suo desiderio di vendetta. E lui quella vendetta l'aveva coltivata per mesi, frustrazione dopo frustrazione, finché ad un certo punto decide di agire. Sono da poco passate le 19, quando Criscione esce di casa. Succede tutto in un'ora. Criscione conosce gli indirizzi delle sue vittime e va a colpo sicuro. C'era qui mio marito e mio figlio. Abbiamo mangiato e poi il Christian doveva andare alle 8 al centro giovanile che faceva il disc jockey. Aveva forse 16-17 anni allora. Chiuso la porta, sono andata in cucina a mettere a posto i piatti. Io vado a aprire. Pensavo che è tornato mio figlio perché ha dimenticato qualcosa. Era da 5 minuti che era partito. E quando ha aperto? Lui è entrato come un fulmine dentro e ha cominciato a sparare, non dentro, all'entrata. Lui aveva forse sotto impermeabile il fucile e ha tirato fuori e ha sparato in un proprio Kalashnikov lungo. Cercavo di correre. E la porta del bagno era aperta, allora era al primo posto e lì sono caduta. Ho
cominciato a sparare. Mi ha colpito sulla gamba subito e poi non riuscivo quasi a camminare. Qui si vede ancora un colpo del fucile. Aveva rotto lo specchio rotondo che c'era. Poi lui ha continuato a sparare, io sono corsa qui in bagno e qui non ho potuto più stare in piedi, sono caduta qua, proprio qui. Ricordo essere per terra in un pozzo di sangue, questo mi ricordo, perché ero quasi svenuta. Poi è arrivato il marito, ha cercato di fermare il sangue dappertutto. Il dolore. Un dolore così ho provato solo quando sono nati i figli. Ecco, quel tipo di dolore lì. Prima di arrivare a Massagno, dalla famiglia Kestenholz, altre sono le tappe di questo viaggio della vendetta. Prima Origlio suona il campanello e quando la porta si apre, spara. 3 colpi alle gambe, la persona si accascia ferita e lui scappa. Poi Pregassona, a casa del consigliere nazionale Adriano Cavadini, ma il campanello suona vuoto, fino ad arrivare nel luogo dove si consuma quella che per tutti diventerà la strage di Rivera. Ero sull'automedica con l'infermiere specialista ed è arrivato l'allarme verso l'ora di cena. Si era capito che era qualcosa di estremamente grave e quindi siamo partiti con i segnali prioritari blu e sirene verso Rivera. Io tra l'altro avevo iniziato da pochi mesi la scuola di soccorritore professionista, quindi ero proprio molto molto acerbo come soccorritore. Ne avevo 24 anni. Quello che mi ricordo è che siamo arrivati a Rivera Bassa e entriamo nella casa di questa famiglia e troviamo marito e moglie praticamente a terra in arresto cardiaco e il figlio gravemente ferito nella sala dietro il salotto. Ma il numero dei morti nella miniera maledetta, già teatro di altre sciagure, potrebbe salire a 300, forse 700 se dovessero avverarsi le previsioni più tragiche. Iniziamo a praticare il massaggio cardiaco a questa coppia. Purtroppo erano tutte ferite da Kalashnikov e quindi chiaramente ferite gravissime che portano o alla morte o pazienti gravemente feriti. I coniugi Gorbaciov, ora privati cittadini, ricominciano dalla Germania per il primo viaggio all'estero dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica. Prime tappe, Francoforte e Bonn. Un'altra ambulanza che è arrivata nel frattempo ha poi portato via questo ragazzo gravemente ferito che poi purtroppo è morto poco dopo al pronto soccorso. È trascorsa poco più di mezz'ora da quando Criscione ha cominciato a creare il panico. Ha colpito Origlio, ha ucciso Rivera. Quei colpi e quelle vittime fanno scattare l'allarme. Parte la caccia all'uomo. Non c'erano nemmeno i telefonini. L'ufficiale di picchetto aveva un telefono un po' così rudimentale, diciamo così, per cui quello che poi arrivava in ufficio era l'esito delle pattuglie che andavano sui posti a vedere a seguito delle chiamate che arrivavano. Ehi, sì, come si fa a collegare 2-3 omicidi con arma da fuoco che accadono in luoghi diversi nello spazio di mezz'ora uno dall'altro? Poi persone che a prima vista non sono né tra loro imparentate né in qualche modo appartenenti allo stesso gruppo sociale, cioè dire che fosse lo stesso individuo era una possibile supposizione, ma non era per nulla certo.
come sempre c'è una fase di ansia. La centrale ha detto: allarmate tutto il personale possibile dei reparti speciali, poi organizzeremo l'intervento, perché non si sapeva ancora né cosa, dove, come, quando, quindi era tutto da ricostruire con le informazioni che facevano fatica ad arrivare in quel momento. C'è stato persino un momento in cui quell'ufficiale di picchetto mi disse: io ho l'impressione che ci siano più persone che stanno sparando in contemporanea, e che peggiora nettamente la cosa, perché dice: ma com'è possibile che stia succedendo una cosa del genere? Non lo so, non sono in grado di dire adesso che cosa si immaginava, però di sicuro l'azione di un pazzo, di una persona che è andato fuori di testa. Che cosa sta succedendo? Non abbiamo pensato a una vendetta o qualcosa del genere, perché tantomeno conoscevamo lui, ma ancora meno i protagonisti, le vittime di questa storia. Non c'era una logica, perché così tante abitazioni in un lasso di tempo relativamente breve, con questa diversità tra anziani, giovani, bambini. E poi quella rabbia di dire: deve finire questa cosa, non può continuare. Aprire altre porte e commettere gli stessi fatti. Tu sei impotente nei confronti di colui che commette qualcosa. In un'ora Crescione ha esploso 42 colpi di Kalashnikov, uccidendo 6 persone, ormai lo sapete, e ferendone altre 6. A questo punto tutti gli interrogativi possono essere aperti. Io abitavo allora ad Origlio, a 150 metri in linea d'aria dall'abitazione in cui Crescione si è presentato per il primo atto di quel genere. Mia moglie è angosciata, tu non esci di casa, c'è in giro uno che spara. No, io devo andare in redazione, ma io non sto in casa da sola con i due bambini. Alla fine, in discussione, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo la porta a chiave, tu non apri nessuno, chiunque suoni il campanello tu non apri, e io sono uscito. L'uomo e il professionista sono combattuti. Hai l'adrenalina professionale. Non c'erano ancora informazioni ufficiali, salvo un primo comunicato molto stringato. Sei combattuto. Il dire, il cosa dire, non sai molto a tua volta. Ed era difficile fornire delle informazioni per non generare ulteriore allarme sociale. Lei sure cosa l'ha visto?
tipo... Quel lì vale ormai leva notte, io voglio mi dire. Alla mia visita? Non mi faccio lo mio visita. E le nai in su, al nostro le nai in su, verso il paese. Verso il su, che dopo viene, sarà nai alla frazione là, fa l'altro. Le partite a velocità, fenomenale. Il mio visita che leva una macchina scura, blu o negra, piuttosto grande, e l'altro visita una gut, perché il mio visita è una eterna una gut. Dopo circa 3, 4, 5 minuti dei passanti arrivano lì e ci dicono ad alta voce: correte, correte, andate a Riviera Alta perché ci sono altri feriti. Al che ci siamo guardati in faccia tra di noi, increduli, perché non potevamo credere a questa cosa. E siccome la rianimazione avevamo capito che non avrebbe portato a nessun risultato, lasciamo lì queste due persone morte e andiamo verso Riviera Alta, dove poi troviamo, ecco, lì è stata la scena proprio terribile. Non mi sbaglio, era questa casa qua. Questa qua sopra. Subito questa, questa qui, se non mi sbaglio. Una sala grande e c'erano 7-8 persone che erano a cena. La tavola imbandita e le persone a terra colpite, e ecco lì, era un qualcosa che probabilmente strideva in maniera particolare, no? Lei è un magistrato, in queste 48 ore ha dovuto fare dei sopralluoghi a casa delle vittime. Ecco, l'uomo Jacques Ducry, cosa ha provato di fronte a quel che ha visto e sentito? Ci si rende conto come la vita può essere fragile quando si constata che in un disastro come a Rivera ci sono stati 6 morti e le tavole erano ancora imbandite, c'erano i disegni dei bambini ancora presenti ma insanguinati, c'era una realtà, il cammino ancora acceso quando i poliziotti si sono recati per fare queste tristi constatazioni. Ci si rende conto veramente della fragilità della nostra esistenza. Lì, ecco lì, scena da film proprio. La vita interrotta, il pianto di spaghetti con la salsa in cucina, cioè fori di colpi ovunque. Un terremoto causato dalla psiche di un uomo, non dalla reazione della terra. La loro vita è stata brutalmente interrotta per volontà umana. E questa è la peggiore interruzione che una persona possa vivere, perché è un tuo simile che decide per te e questo non va bene. In quella casa Criscione uccide 3 persone e ferisce una bimba di 4 anni. Era stata lei ad aprirgli la porta. La sorellina più piccola, di 2 anni, si era invece nascosta, come faceva sempre, dietro il divano. Quel gioco le salva la vita, mentre attorno a lei la strage. A pochi metri da me, circa 3-4 metri, appoggiato a un termosifone, c'era un ragazzo sui 30-35 anni che praticamente è morto davanti ai miei occhi, e questa cosa qua non me la potrò mai scordare. Purtroppo eravamo pochissimi soccorritori, questo era il problema, quindi c'era una disparità tra i primi soccorritori arrivati sul luogo e le persone ferite da soccorrere o rispettivamente che stavano morendo. Comunque una decisione la devi prendere. Fai, si chiama tecnicamente un triage, nella lingua italiana si fa una cernita e si decide quale persona vai a soccorrere per primo. In queste situazioni devi ragionare in questa maniera qua, quindi ecco, il ragazzo che è morto davanti ai miei occhi, francamente nessuna persona lo poteva salvare, era impossibile. Io ero all'ospedale, al civico, ed ero di picchetto e verso sera, non mi ricordo più esattamente l'ora, mi chiama l'assistente del pronto soccorso
quasi ritenendo che avevo una storia strana, un paziente al quale è stato sparato nei piedi. Abbiamo bisogno del vostro intervento. Poco dopo mi richiama e dice: ma ha cambiato la situazione, adesso mi vogliono mandare più di un paziente al quale è stato sparato. E io ho detto: ma questo è grave. Io ho capito subito che quando portano dei pazienti con delle ferite da arma da fuoco può sempre essere molto grave. Devi vedere di poter distribuire questi pazienti, perché noi non possiamo prendere tutte e sei, perché quando arriva uno politraumatizzato è già una cosa molto drammatica. Gestire nello stesso tempo, per esempio, delle ferite addominali, delle fratture, delle commozioni cerebrali. E quando arrivano naturalmente più persone, è chiaro che è un dramma. Per fortuna che c'era questa collaborazione con gli altri ospedali. Che sono state ferite oppure uccise ieri sera, ma vediamo come stanno i feriti, vediamo di aggiornare immediatamente la situazione. Bruno Bergomi si è recato oggi negli ospedali dove sono stati ricoverati i feriti. Come si sente? Abbastanza male, cioè un po' di male. Ma si ricorda cosa è successo? Sì, mi ricordo bene. Ha suonato la porta, sono andata a aprire e questo uomo mi ha spinto dentro e mi ha sparato un colpo prima. E dopo ho corso in bagno e mi ha sparato ancora tre o quattro. Quando poi chi era ferito è stato trasportato all'ospedale, io sono uscito dall'abitazione di Riviera Alta e c'era qualcuno della popolazione che ha detto: ma guardate che l'assassino è ancora in giro. E allora lì sono crollato, sono sbiancato. Non so per quale motivo io davo per scontato che le forze di polizia l'avessero arrestato, invece non era il caso. Quindi in quel momento mi sono anche reso conto che in realtà tutti noi che abbiamo soccorso queste persone eravamo in pericolo proprio perché lui era in giro. Non si dice più un paese di questa cosa. Niente, cioccate. Completamente a terra. Proprio incredibile. Qui tutto il paese è scioccato. Ah sì, proprio tutti. Credo che se ne abbia abbastanza anche. Terribile quel che è successo. Arrivederci. Ecco, cosa si può dire a 48 ore di distanza? Signor Elmini, si può dire purtroppo che è successo il caso più grave in Svizzera da parecchi decenni. Per quanto riguarda la storia giudiziaria e la storia di polizia, purtroppo è stato colpito il canton Ticino, famiglie ticinesi, tutta la società ticinese, con pregi e difetti che possa avere evidentemente però una realtà nostra. Tragedia e non riusciamo proprio a comprendere come mai questo possa essere capitato. Sono state colpite persone noi care, persone conosciute, e penso che al momento attuale siamo ancora tutti in ansia, perché sembra che i feriti non tutti stiano ristabilendosi. Io sono rimasto sul luogo penso circa un'ora, quindi un'ora in quelle condizioni è un'esposizione estremamente lunga. Già un minuto era un minuto di troppo, perché essendo sull'automedica, l'automedica non può caricare un paziente e portarlo via. Ovviamente le prime due notti non sono riuscito a dormire, proprio perché tutte le cose brutte che ho visto, c'era questo flashback.
questo mio trauma psicologico. Tu vedi un qualcosa del genere, ti senti completamente impotente, però la divisa che porti ti dice: ok, c'è questa situazione, devo cercare comunque di aiutare. Magari può sembrare preistoria, ma negli anni 90 era così. Non dico che ti danno la pacca sulla spalla, fatti forza, fatti coraggio, però più o meno eravamo ancora a quei livelli lì, quindi... Per la Svizzera italiana è la perdita dell'innocenza. Di colpo la gente inizia a chiudere le porte a chiave, ma soprattutto cambia la percezione della sicurezza. C'era un paese sotto shock, c'era l'impressione tutto un cantone sotto shock. Perché evidentemente un'azione del genere credo che nessuno l'avrebbe mai immaginata. Nessuno avrebbe mai pensato che in un Ticino accadesse un fatto del genere. La gente chiedeva più pattuglie sul territorio, più visibilità, più prevenzione. Il giorno dopo la strage, il nome di Criscione è sulla bocca di tutti. Ma chi era Erminio Criscione? D'origine siciliana, cresce nella Svizzera tedesca per poi trasferirsi per lavoro in Ticino, prima a Rivera, poi a Cimo. Negli archivi solo un documento che racconta una delle sue passioni, i cavalli. E in campo il numero 14, Orestes II, Erminio Criscione. Criscione lavora come macellaio, poi tenta il salto e diventa il rappresentante di un'azienda di carni della Svizzera interna. Orestes II, penalità 13, tempo 70 e 30. Molti di quelli che hanno incontrato Criscione in quegli anni parlano di lui come di un lavoratore affidabile, una persona socievole, educata. Molti, ma non proprio tutti. Io lavoravo allo sportello alla banca Raiffeisen di Taverne e un giorno mi arriva, ero un giovane, mi dice: posso aprire un conto? Dico: certo, no? Mi faccio dare le generalità, così. E si chiamava Erminio Criscione. E io mi chiamo Erminia, e non è che ci sono in giro 50.000 Erminie. Io sono sempre solare, parlo così. E dico: ma guarda, finalmente qualcuno che si chiama come me, così abbiamo cominciato a parlare. E si vede che questo qua si è montato un po'... Come persona però era un... Era una persona... Un giovane, un bel giovane, no? Cioè ti colpivano tutti i suoi capelli ricci, il suo modo di fare. Era sempre gentile, era sempre sorridente, sempre vestito sportivo, no? Dopo un 3 giorni arriva... Ciao, ciao, come stai? Che carina, che bella camicetta, che bello qua, che bello là. Io sempre seria, dico: le serve qualcosa? Mi fa: vorrei prelevare 50 franchi. Dico: non è mai venuto nessuno a prelevare 50 franchi, no? E dico: va bene. E sta cosa poi è andata avanti, ogni 3 giorni arrivava, 50 franchi, e io mi innervosivo perché dovevo servire anche altra gente, no? Senta, io non capisco perché lei preleva sempre 50 franchi, no? Perché ogni volta lei ha una spesa. E lui fa: ma non hai capito il perché, io non posso stare senza vederti. Allora gli dico: no, guardi, mettiamo le cose in chiaro. Io sono sposata, ho 2 figli, sto bene così, la smetta. Dico: guardi che ho detto tutto a mio marito e un giorno o l'altro la prenderà. E lui mi rideva in faccia così. Ho dovuto dire a questo signore che era piuttosto sconveniente il modo con cui si trattava mia moglie, quindi ecco, di abbassare un po' i toni e di lasciare in pace mia moglie, ecco. E una volta detto queste parole sono tornato in riunione, però so che mi ha guardato in modo molto, molto serio, molto brusco.
Però io sono stato gentile, ho detto molto gentilmente, ho detto, guardi, signor Riccione, per piacere, cerchi di comportarsi in modo un pochino più educato con mia moglie. Dopo un 3 o 4 giorni arriva di nuovo, dico, oddio, ancora qua, no? E mi fa, chiudo il conto, così no. E dico, no, guardi che lei non può chiudere un conto di, non so, forse erano 30.000 franchi. No, no, io voglio chiudere subito il conto. Dico, guardi che avrà delle spese però, no? Poi io mi sono detta, ma chiudiglielo. E mi ho dato sti soldi e se n'è andato senza neanche salutarmi. Cioè, si vedeva che mi odiava in quel momento. Passano alcuni giorni, io chiudevo alle 11, arrivo lì sotto all'altezza del campo da calcio, me lo vedo su sto fascio di capelli, con due cani, e mi guardava così. Allora io salto dall'altra parte del marciapiede, ci sono due marciapiedi, col cuore, non le dico come. Era un continuo, uno di qua, uno di là, no? Finché poi arrivo qua sotto, dove si sale per venire a casa mia, e lui lì si fermava, non è mai venuto su. Quindi lui non sapeva esattamente dove abitavo io. Era un peso andare al lavoro. Mi aspetterà, non mi aspetterà. È il lato ossessivo del carattere di Erminio Criscione, che forse ancora nessuno conosce. Ma sono le stesse ossessioni che lo porteranno a colpire tutti coloro che lui riteneva colpevoli di avergli fatto uno sgarbo. Lì me la ricordo la faccia, E poi per fortuna partito, ho venduto casa, dico, me ne sono liberata e sono tranquilla. Criscione invece non si libera delle sue ossessioni. È come se si legasse al dito ogni singola frustrazione, alimentandola giorno dopo giorno, fino all'esasperazione. Quella sera del 4 marzo, quando arriva a Massagno, ha ancora un obiettivo, Francesco Kestenholz. Ma ad aprire la porta è la moglie Indra. Sì, è lui. Ma dove avete preso questo? Dai giornali? Beh, comunque era lui, aveva una specie di barba, ho detto prima. È un po' scuro di pelle. Qui è la prima immagine dopo la strage, l'hanno preso, in polizia gli fanno le foto segnaletiche. Era così, questo ho in mente quando è entrato. Ho detto, lui si è preparato, ha visto la casa prima ovviamente, ha controllato tutto, non poteva sapere, terzo piano. Tutti hanno sentito i colpi, anche gente di fuori, non solo in casa, fuori anche. Poi mi ricordo quelli dell'ambulanza che mi hanno preso e nell'ambulanza ho detto, mi fa, signora, dobbiamo andare a Mendrisio. E io ho detto, no, Mendrisio no, io muoio nel frattempo, questo l'ho detto. Il dottor Sepic veniva dalla Croazia
Ero appena arrivato a Mendrisio per lavorare all'ospedale. Forse da un mese ero qua. E siccome c'era la guerra in Jugoslavia, lui era anche pratico, l'hanno chiamato lui. Quando è arrivata era praticamente moribonda, non ha capito niente, dobbiamo salvare la vita, fare un intervento sui vasi, perché erano distrutti non solo muscoli ma anche le arterie e la vene. E adesso è viva. Giovane come sempre. Sì, uguale, uguale come prima. Lei è arrivata già esanguinata tanto e situazione era molto grave, per questo sono andato con dita dentro, messo una pinza e fermato grosso sanguinamento. Era in condizioni molto molto precarie. Io ho avuto paura che lei muore e ho detto andiamo in fretta in sala, più presto possibile. Ferita avanti non era così brutta, ma dietro era molto brutto. Come una mina che esplode. Queste sono tipiche ferite del fucile. Sì, se non sbaglio è entrato qua, è uscito dietro. Sì, sì. Canale è entrata e va a largo. Mi ricordo già ancora a casa quando mi hanno preso su in bagno, dicevo non vado in ospedale perché non voglio che mi amputa la gamba. Mi ha salvato la gamba e la vita. Sì. Belli tempi. Tempi. E non tremavo in questo momento. No! Le mani erano tutte. Aveva le mani forti. E 94 kg e adesso 72 kg. Sì, era grosso. Sì, sì. Oh. Forte. Sì. Quando entrava in camera era come... sì, veramente potente. Questa è più bella cosa che un chirurgo può trovare. Mi fa un grande piacere rivederla. Sì. Proprio così. Legami che possono nascere anche da uno sparo, e quelli di Criscione a Massagno sono gli ultimi di quella sera. Dopodiché risale in auto e torna a Pregassona, ma ancora una volta il campanello del consigliere nazionale Cavadini suona a vuoto. A quel punto, da una cabina telefonica, Criscione chiama la moglie e chiede scusa. Dice testuali parole: ho combinato un disastro. Nel frattempo, su radio e TV, inizia a rimbalzare la notizia. Anche Erminia Petrocchi e suo marito in vacanza sentono parlare per la prima volta della strage di Rivera. E dicevano questa notizia che c'erano stati tot morti, e c'era stata sta sparatoria, e... però niente nomi, né di Erminio Criscione, non sa niente, e neanche delle famiglie. Papi, vieni a vedere cosa è successo, dicono che è successo qualcosa a Rivera. Noi avevamo il telefono in casa, però vicino c'era il ristorante, per cui io e il mio amico siamo andati subito di corsa a telefonare. Sto tremando. Non averli conosciuti, ma averli conosciuti tutti.
Mamma mia, te li vedi lì? Io me li vedo lì ancora. Penso che fino al giorno dopo non abbiamo più parlato, è stata una cosa incredibile veramente. E perché le conoscevo, era impossibile che fossero morte queste persone, erano troppo brave, troppo persone oneste, persone che non meritavano questo, no? E hanno detto il nominativo, dico, Erminio Criscione, io faccio. Dico, Carlo, era quello che... In ufficio, quel paio d'ore, non so più quanto è durato il primo approccio, il primo interrogatorio, è stato una... fra virgolette tranquillo, reciprocamente tranquillo. Cioè, un magistrato non può avventarsi, questo vale anche per la polizia, verso una persona che ha commesso un crimine. E mi ha spiegato più o meno subito perché aveva un motivo per colpire tutti. E questo mi ha veramente impressionato. Durante l'interrogatorio, le ossessioni di Criscione diventano nomi, circostanze, frustrazioni e un morboso desiderio di vendetta. Contro chi, ad esempio, non gli aveva rinnovato il contratto di affitto? Contro chi aveva rappresentato l'autorità nel ruolo di tutore di una ragazza minorenne con cui Criscione aveva avuto una storia? Contro un suo compagno che frequentava con risultati migliori dei suoi il corso di formazione della Camera di Commercio? E contro chi quello stesso corso lo teneva? Mio marito dava i corsi alla Camera di Commercio e lui era un allievo. Ha fatto l'esame e aveva bocciato. Penso che un uomo vendicativo, oppure disturbato, un uomo... C'erano queste motivazioni che, dal suo punto di vista, tragicamente reggevano. Lui ha ricostruito con una lucidità spaventosa la sua entrata, dove ha sparato, chi cercava, chi colpiva. Cioè era di una lucidità terribile. Dopo le prime confessioni, oltre ai tanti interrogativi sulla strage, quella sera c'è ancora un nodo da sciogliere, il luogo della carcerazione. Io avevo proposto di portarlo alla stampa, perché non si sa mai, insomma, che cosa può capitare, che cosa può fare un personaggio del genere. Perché noi lì non siamo in grado di sorvegliare le celle, perché il capogruppo ha tutt'altro da fare. Poi io, come responsabile di tutta quella struttura di Lugano, il mio timore era un po' quello, magari capita qualcosa, che poi in effetti è capitato. Qualcuno ha deciso differentemente, per cui è andata così. Erminio Criscione ha percorso questo corridoio per l'ultima volta nel pomeriggio di ieri, tornando dall'ennesimo interrogatorio con il magistrato incaricato del suo caso. Eravamo negli uffici di Via Bossi, sotto c'erano le carceri pretoriali, ed è stato messo nelle carceri pretoriali. Punto a capo. Come farei ancora oggi se dovessi ridecidere, ammesso non concesso che l'abbia deciso io. Non avevo motivo per dire questo, si attacca, si impicca, ecco. Erminio Criscione ha aspettato, sapendo che alle 20 si procedeva al cambio degli agenti di custodia. Un intervallo breve, ma che gli è stato sufficiente per mettere in atto il suo gesto.
sono intervenuto la sera con un collega per la constatazione del suicidio, quindi con un lenzuolo della sua cella si era appeso alla gratta della finestrella. Se da un lato, bisogna pur dirlo, risolveva un gran problema per l'inchiesta di polizia e per la magistratura, perché sapendo quello che aveva commesso, d'altro canto bisognava essere sicuri che fosse stato lui stesso a porre fine alla sua vita e non vi siano state magari qualche interferenza esterne. Ma sì, il primo pensiero è che vabbè, l'avessero riempito di botte fino a ucciderlo e poi per mascherare il fatto l'avessero appeso, ecco. L'ipotesi da non escludere. E quindi la preoccupazione di poter parlare subito col magistrato e con gli agenti coinvolti. Con il collega abbiamo effettuato i rilievi di rito e poi abbiamo con cautela cercato di togliere il corpo della persona dal laccio senza cercare di modificare il laccio per poi eventualmente procedere ad una ricostruzione. Avevo utilizzato un lenzuolo della sua brandina, torcigliato, legato alla gratta e formando una sorta di cappio. Le lenzuola lasciate, si sarebbe impiccato con la maglia o con la camicia o il modo per suicidarsi c'è sempre. Io ribadisco, secondo me è stato giusto tenerlo alle pretoriali. Con il suicidio di Criscione si sono perse le possibilità di approfondire ulteriormente l'inchiesta. Sono interrogativi che sono rivolti evidentemente quasi tutti all'onorevole Pedrazzini. Sì, credo si debba scindere il discorso. Se c'è qualcuno che pensa che Criscione non si sia suicidato, allora quel qualcuno deve uscire con nome e cognome e dire che è stato ucciso. Perché è un po' facile seminare il dubbio dicendo è morto e la polizia afferma che si tratta di suicidio. Quindi io so che si tratta di suicidio non fosse altro che perché credo ai miei uomini che sono intervenuti, credo ai magistrati e credo al SIR. A me faceva ancora paura quando ero in prigione, eh? Sono stata felice quando ho saputo che si era suicidato. Dico, finalmente sono libera. Mi sentivo ancora sotto di lui, no? Sotto sto, vedevo sto sguardo, vedevo tutto. Insomma, rivivevi tutto, no? Non mi ha scioccato, assolutamente. Mi è dispiaciuto. Oggi dico no e a quel momento ho detto, in fondo, meglio così. Poi hanno detto che il magistrato ha istigato la polizia, qui hanno detto di tutto e di più, anche a livello mediatico ci sono state polemiche. Criscione fu ripetutamente colpito con un oggetto contundente, ad esempio un bastone, più probabilmente un manganello. Quanto all'emorragia ai testicoli, con ogni probabilità è stata provocata da una pedata. Sicuramente una reazione della polizia, nel senso che si sono sentiti aggrediti. L'autopsia ha dimostrato che ci sono state dei colpi, degli ematomi, anche sui genitali. Certo, gli accertamenti fatti indicano che i poliziotti reagirono, che fu Criscione a provocare, alzandosi e tentando di allungare le mani sugli agenti che lo stavano interrogando. L'autopsia, però, dimostra che la reazione è stata senz'altro eccessiva e che si è trasformata in una vera e propria punizione. Lui ha avuto un momento di nervosismo, ha aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti, i quali si sono difesi. Poi è chiaro, bisogna applicare il principio della proporzionalità e come la legittima difesa la reazione è stata proporzionata a, non avendo altri riscontri, alla fine bisogna dire sì. Lui fosse sopravvissuto e avesse querela non querela, si ricostruiva molto meglio, subito. Così si deduce, in base alle dichiarazioni dei protagonisti, i funzionari di polizia, in base alle constatazioni oggettive sul cadavere e nel locale dove sono avvenuti i fatti. Quando lei ha preso questa notizia,
Come ha reagito? Come hanno fatto molti, ed è stato anche scritto, in fondo con un sospiro di sollievo, così giustizia era fatta, o con un senso anche di mortificazione perché non è la giustizia che la società democratica vuole fare? Uguale capo del dipartimento dell'istituzione con amarezza, perché un suicidio in carcere è per noi una sconfitta. Quanto all'uomo Alex Pedrazzini, come per la stragrande maggioranza, credo, della popolazione ticinese, sono passati pensieri che si possono riassumere in probabilmente era un disegno così già scritto nelle stelle. La vicenda Criscione si interrompe bruscamente così, senza un processo. Rimane però una domanda che ci chiama in causa come società e che si fa strada. Come aveva potuto acquistare quelle armi una persona come Criscione? Chi gliele aveva vendute? All'epoca in Ticino non esisteva ancora l'attuale legge sulle armi da fuoco, era relativamente libera, si potevano acquistare anche armi da fuoco di un certo calibro, di una certa potenza sul mercato. Non era così difficile disporre di armi da fuoco. Questa è l'arma usata per la strage di Rivera. Si tratta di un'arma da fuoco di origine cinese, una Norinco, calibro 7,62. Lui l'aveva comprata sull'autostrada in direzione di Berna, lì c'è una stazione di servizio, non ricordo bene il nome. Al sabato mattina facevano come un mercato delle armi, mettevano giù dei banchetti e lì uno andava, si serviva, comperava, eccetera. Per questo è stato qualcosa di incomprensibile, insomma. Quando mai si vendono le armi in questo modo, no? Tant'è vero che con la procuratrice del Ponte avevo preparato delle dispense per dimostrare come per certe armi, soprattutto le armi lunghe, era diventate facile procurarsele, no? E con questi dossier siamo stati a Berna, a una commissione del Nazionale, e devo dire che l'impressione che ho avuto io, ma poi anche la signora del Ponte, che a loro interessava molto poco quello che noi stavamo dicendo. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo è stata così. Ma c'è un'eredità ancor più pesante, quella che un evento simile lascia nella vita di chi deve cercare una nuova normalità. Tutti mi dicevano che bisogna cambiare casa, ma non l'ho cambiata. Non ho voluto. Ho smesso di insegnare inglese dopo questa cosa. Nel 92 ho smesso. In settembre, perché questo è successo in marzo, in settembre ho detto adesso voglio aiutare gli altri e voglio fare il volontariato. Dio è stato buono con me, mi ha salvato la vita, quindi io voglio aiutare altri. E quello mi ha aiutato. Si è sentita sostenuta dallo Stato? Oh no, proprio no. Sono venuti due assistenti sociali da Bellinzona, ancora all'ospedale. E dopo sono venuti ancora quando sono tornata a casa, che avevo le stampelle. E guardiamo se lei può avere un aiuto. Anche per le faccende domestiche, eccetera. E poi mi hanno scritto che non necessita un aiuto a domicilio né un aiuto del Stato. Lì c'è stata sicuramente carenza e mi dispiace molto, che colpevole anch'io, con ogni probabilità, anche se formalmente non era più mio compito, però questi casi dovrebbero avere degli strascichi positivi, dove il cittadino vittima, non essendoci stato il processo, dunque non c'era la parte civile, veniva tutelato dallo Stato anche in altro modo. Trent'anni dopo la strage molte cose sono cambiate. C'è una legge a tutela delle vittime, una sul controllo della vendita di armi. Quello che invece è rimasto è il vuoto lasciato da chi non c'è più.
Ancora oggi, quando ci penso, ma riscorro qualche fotografia nell'album, mi sembra ancora impossibile che le persone così buone, gentili, votate anche verso gli altri, abbiano potuto subire una sorte così, guardi, non mi viene in mente l'aggettivo per dire, una cosa tremenda. È stato un trauma talmente enorme per cui non abbiamo neanche partecipato ai funerali perché nessuno ce la sentiva. È una cosa che non sarei mai riuscito a sopportare. Per cui non ho neanche visto alla televisione le immagini, niente, perché non le ho mai viste. Tanto dolore e ancora tanti misteri, come quello legato al nome dello sparatore. Anagrammando infatti il nome di Erminio Criscione, si arriva all'inquietante frase «reo con sei crimini», anche se queste vittime forse potevano essere di più. Quando ho sentito la notizia ho collegato tutto, ho detto questo è venuto anche da me, perché la mia, io l'ho rifiutato, la mia è stata una cosa forte anche se vuoi, no? E infatti mi hanno detto che lui gironzolava qua sopra, l'hanno visto anche sul cimitero che veniva in giù, si vede che lui mi cercava, non sapeva esattamente dove abitavo, no? E per fortuna nostra non c'eravamo, per fortuna. Quello che ti colpisce è, sì, ok, sono passati 31 anni, ma cosa ho fatto io nella mia vita in questi 31 anni? Sono sposato da 26 anni con mia moglie, ho due figli adulti, abbiamo comprato una casa, cioè tutte le cose che sono riuscito a realizzare e comunque ho vissuto la mia vita, mentre loro questa cosa purtroppo non l'hanno potuto fare. E questo ti colpisce. Non ti lascia indifferente.